Salve a tutti ragazzi e bentornati a Monza per quello che è il rush finale di una stagione che ci ha già visto nell'episodio scorso diventare campioni d'Italia, quindi un primo passo verso il nostro obiettivo triplete. Ora ripartiamo con le ultime giornate di cui questa di oggi ci vede affrontare la Roma. Finalmente ho corretto l'errore dei nomi anche su questa versione, perché l'avevo corretto per quanto riguarda il gioco in modalità offline di FM24, ma non su questo, dove il file è quello che ho riportato dal 23, dove era iniziata la stagione con il Monza. Detto questo, calendario, eccoci qui. Sfida con la Roma, poi finale di Coppa Italia col Milan, qui voglio il trofeo perché sarebbe il secondo passo verso il triplete. Poi tre partite che onestamente non hanno grandissimo valore né a livello di campionato né anche a livello di popolarità. Forse giusto col Milan, quindi molto probabilmente potrei anche pensare di farla a telecamere spente e dirvi poi i risultati, anche perché la partita più importante è la finale di Champions. Adesso vedremo come andrà questo episodio. Allora, ovviamente in vista della finale giochiamo con noi il turnover, Castelstrepani, Trofetto, Bonucci, Gomez, Nacho deve giocare per forza perché Florenzi è ancora spaccato, Busquets, Bove, Zaleschi, Farias, Suso e Tavares. Ok, ho detto, onestamente del risultato me ne importa poco, anche perché tanto siamo già campione d'Italia, quindi la vittoria giusto per aumentare i punti. Siamo i favoriti, giochiamo come tali. C'è Perin, buongiorno, Ibanez, Mancini, Lelo, Cristante, Zaccaria, Selic, Zaniolo, Pellegrini, Abra. Vabbè ragazzi, non vi ho fatto vedere la passerella, ma quella era la passerella praticamente per i campioni d'Italia in carica che scendono in campo. Tanto ci interessava poco, partito abbiamo vinto. Certo, in due siete riusciti a impicciarvi col pallone, complimenti. Segnato Sergio Busquets, pensa a te. Buono così, raga. Lui va benissimo così. Però non c'è una brutta squadra, dopo tutto. Certo, Lelo lì, Lelo. Il sollello! Lo mettiamo con duello, diventa il sollello sulla sinistra. Guarda come giochiamo bene. Stiamo facendo uno show proprio per il nostro pubblico. E due. Ora Trofetto, pensate, la gente strana che segna sta partita. E poi sono giocatori che a fine stagione andranno via. Uno perché scade il prestito e non lo rinnovo. L'altro ha già firmato per raggiungere Luis Enrique per la Juve. Quindi partita proprio di grande scioltezza, cioè proprio da campione d'Italia in carica, senza problemi. Abbiamo vecchio Olio che segnavi pure tu, guarda, sarebbe stata apoteosi. Ci accontentiamo, su. Vabbè, comunque stiamo a girare alla grande, 2-0.
Ok, vai Zaleski, mettila a mezzo. E il vecchio Julio! Segnato pure il vecchio Julio! Allora, questa è la partita di... Segna chi te pare proprio, cioè... Tavares è fatto uno scherzo. Ma pensate... Oh. Zaleski sta a tirare guaia. Poco ci manca. Certo Farias, proprio, ma è davvero deluso, non si è cresciuto per niente, se vuol dire. E ancora il vecchio Julio, sei tu che segni di più. Doppietta del vecchio Julio. L'unico cambio che devo fare è Zaleski che sta per stirare le zampe. No, vai Doles. Sono portato pure qua. C'è pure Caprari! E siamo a vento, ma dai, va sì. Vai, Farias, lascia il postamento. Su, su, fai giocare Caprari, va! Se lo sono meritata di giocarsi 45 minuti pieni di sta partita. Tirato fuori di palla dal cilindro, Mourinho. Ha tirato fuori Diaz e di palla. E Reynolds. Su Reynolds. Tortolello. Tirato pure fuori Smalling. Stai comunque a perdere, José. Vabbè, non ho capito sti cambi. I miei sono sospenti proprio, i cambi. Sì, mento che far gol dell'anno, mo anche meno, regà, su. Anche meno. Caprari, Gomez. Nacho, Gomez. Vale, Tavares. Palla che attraversa tutta l'aria. Mazza XG 4.21. Penso che non l'ho mai avuto così alto. Meglio di così, non lo avete surclassati, che vedevo di è vero. Questo è solo per punti in classifica, perché tanto sta partita, come ho detto, non ci avrebbe portato a nulla, anche perdendo, solo per aumentare un po' dei punti in vista della fine del campionato. Milan né Monza occupano un posto in UEFA Europa League tramite la Coppa Italia questa stagione, dopo le squadre sono diventate ok. Il posto era invece dato alla prima squadra della Serie A disponibile. E vabbè, ottimo. Sono contento per la squadra che c'ha il posto in Europa League. Cioè, più italiani in Europa, meglio è. Cosa che anche nella realtà l'Italia dovrebbe riuscire a avere 5 posti tipo Champions, cioè più posti in Europa. Ok. Ora, andiamo a cambiare la squadra. Emerson, Ramos, Mendes,
No, c'è sempre lui. C'è Dallas. Mudigno. Calimendo. Orsolini. Giorgio. E Stefano. Ok. Andiamo in formazione titolare. Shadow Brenta, Shadow dovremmo fare Gormir. Speriamo almeno. Poi a fine stagione ci salutano certi. Nacho che va all'Al Nassr. Ramos che va, dovrebbe essere l'OSC, dovrebbe essere l'Olympique Lione, mi sembra. Moutinho va allo Sporting, Ceballos rimane, Orsolini richiesto ma rimane qui. Sharawy vedremo, Bonucci addirittura c'ha delle richieste, ci penseremo. Gagliardini richiesto, Gagliardini potrebbe essere una cessione sicura. Sergio si unirà alla Juve e Caprari invece ha trovato l'accordo con il Valencia. Ormai manca pochissimo. Castrovilla richiede, è nostro? Sta a Firenze Castrovilla. Castrovilla, onestamente non mi fa impazzire, quindi puoi pure rimanendo stai. Vabbè, tutte osservazioni finite. Questo chi era? Benzema? Ah no, Benama. Per giocatore questo. Smalling, Karim, Toni Kroos, acquisto utile, c'ha 200 anni, velocità 10, cioè praticamente cammina in mezzo al campo. Niente, la regina non si è risollevata, eppure c'è una squadra di gente ormai a fine carriera, però c'ha pure Bielsa e Pacchiera, si è più risollevata. Vediamo un po'. L'ultima partita vinta, ha vinta 4-2 col Sassuolo, poi ha rimediato 3-0 da Roma, 3-1 da Genova, 2-0 da Juve, 7-1 da noi, 3-1 da Salernitano, 0-0 col Verona, 3-1 contro il Bologna, 1-0 contro l'Atalanta. Vabbè. Marcelo Bielsa, cioè, non c'è una brutta squadra, perché alla fine c'hanno comunque Lloris, cioè, la prima squadra c'è Lloris, Chiellini, Kier, Odeo Bona, Toni Kroos, Strootman, Jack Bonaventura, c'hanno pure Federico Ricci, quel Federico Ricci. Quello del Torino? No. Non è lui. C'hanno Dzeko, comunque. De gente ce n'hanno. C'hanno pure CR7. Certo, a fine carriera. Perché? Fine carriera ormai Cristiano Ronaldo. Però, sempre Cristiano Ronaldo. Vabbè. Mi dispiaceva la regina. Ok. Prepariamoci ad affrontare il Milan in finale. Speranza.
ragazze che non se ne escano, tipo la dirigenza che la vittoria del Milan è scontata. A Bruno Mendes, sei già titolare, anche se Ramos sta ancora qui perché giochi già titolare. Sergio, ma cordolo rispetto, c'hai 200 anni, ma dove vuoi andare ancora a Spagna? Cioè, vabbè. 10 giocatori chiamati in nazionale. Uruguay, Paraguay, Spagna. Vabbè, Sergio è Sergio, Portogallo, ok. No, vabbè, ma porta Bonucci in nazionale è una brutta cosa. Bonucci in nazionale è davvero una brutta cosa. C'è il cordovuto rispetto. Però hanno portato lasagna in nazionale. Kevin Provvidenza lasagna. Sto traditore. Cioè, hai giocato 5 partite a Manchester? 5? 5? Non hai manco fatto un gol? Da noi 44 partite, 35 gol. Cioè, eri un re? Eri un re? Te ne sei voluto andare? Vabbè. Peccato, sono curioso di chi ha convocato Lucianone. Lucianone, chi hai convocato? Vabbè, Gigio, Carneseghi, Durati, Bonucci, che tutto un dire. Bastoni, buongiorno. Ogori, Di Lorenzo, Cristante, Scalvini, Emerson, Calabro, Ogoglia, Verratti, beh dai, ce lo sta. Corbega, Donali, Zaniolo, Cancellieri. Però non hai convocato Zaccagni. Scusa. Non è più forte Zaccagni. Ma infatti, non ha convocato. Politano, Alessio Zerbin. Raspadori, Scamacca e Mobe. No, vabbè. Su attaccanti però ci ho capito niente, Lucio. Immobile, Belotti, lasagna. Vabbè. Va bene così. Lorenzo è tornato, Giovanni tra i panchinari, Florè. No, sta ancora così, niente panchina, Florè, mi dispiace. Ok, formazione vivo, finale di Coppa Italia contro il Milan. Andiamoci a prendere il trofeo. Non manca la riserva. Vabbè, Florè, vai, ti sei guadagnata la panchina. Pioli, Olivier Giroud, 200 anni e non scintille. Dai ragazzi, portiamoci sto trofeo a casa, su! Certo, la rivelazione che vedo è quella del Milan, non è molto confortante. Bravissimo Giorgian, proprio dopo te perdi così, te perdi. Ok, vai Emerson, vai Emerson, vai Emerson. Apri Giorgian, apri tutto Giorgian, apri sto gioco, mi ce la fa tutto da solo. Cazzo, tutto da solo invece di aprirlo il gioco. Niente, oggi proprio non c'è stai, Giorgian. Ma Sergio, ma che mi fai?
ce l'ho io credo, Sergio Ramos ha sbagliato così, non ce l'ho io credo. Non ce l'ho io credo. Sergio Ramos. E quest'altro si fa buttare fuori. Allora, niente, devo togliere Stefano, metto la scaletta a sinistra. Io c'ho manco un terzino sinistro, che cazzo ci faccio giocare? Nacio, Bertonacio. Ah no, c'ho Carboni, c'ho Carboni, vai Carboni. Tu sei un altro da prendere a calci nelle palle dopo a fine partita. Coraggio, dai! Sotto Dengo e in 10. Ma che cazzo, due così uno dietro l'altro? Coraggio più, per improvare e basta. Abbiamo fatto a corciare, forza! Ancora ne devo recuperare due, Dego, su! Ho capito, ma se ogni volta che gli tocco mi fischi in fallo. Raga, se piede pure il quarto gol, veramente a calci nelle palle mi prendo. Su! Stati pessimi, vedete un po' che cacchio potete fare. Bravo, oh, un passaggio che è un passaggio oggi niente, eh. C'è ballo a Sorzolini oggi inguardabile proprio. Sergio, che ruolo puoi fare centrocampista difensivo di sostegno? Spero che tanto ormai 4-1. La partita è compromessa, quindi sì, lotta. Lo so, mi sono sbagliato. Non dovevo lottare.
fortunato gliela potrei fare, che dici, no, eh? So che dico, ragazzi, cioè veramente siete stati inguardabili. Inguardabili. Cioè errori su errori, proprio. E complimenti al Milan che si porta a casa la Coppa Italia. Vabbè ragazzi, io direi che l'operazione triplete è sfumata, come avete visto con la rapidità di niente, perché praticamente distrutti dal Milan con errori che mai visti, se la sono venduta, c'è un cazzo da fare, sono sicuro proprio ormai. Ormai cioè, certe domande non me le faccio più, me do direttamente risposta, ce la siamo venduta, perché Ramos che sbaglia in quel modo, quell'altro se fa butta fuori e tutto quanto. E niente ragazzi, quindi alla luce di questo ci sarà la terza stagione del Monza, perché l'obiettivo triplete non è stato raggiunto. E niente ragazzi, detto questo a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo episodio. E con molta probabilità, come vi ho detto, sarà direttamente la finale di Champions League, perché ormai sono tre partite che a livello di risultato non servono a nulla. Quindi noi ci rivedremo direttamente per l'episodio finale del Monza con la finale di Champions League. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.